UEFA Nations League. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Ecco come sono suddivisi i gironi della competizione. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone. Vediamo in grafica chi sono stati i giocatori convocati. Possiamo vedere la rosa della squadra, con tutti i nomi e i relativi ruoli. Ci colleghiamo adesso con lo stadio per la diretta della partita. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Partita di cui si è detto molto alla vigilia, ci attesa per vedere all'opera queste due squadre e capire cosa potranno dare in campo. Buttate il telecomando, sta per cominciare il match. Italia che affronta l'Inghilterra. I tifosi sono accorsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale, ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo. Ben trovati amici da parte di Piero Gipardo, con me a commentare il match Lele Adani. 3 punti in palio per migliorare la propria classifica nella fase a gironi della Coppa. Sfida tra Italia e Inghilterra. Le sfide della fase gironi sono spesso più complicate di quanto possono apparire, perché basta una giornata storta per gettare via punti preziosi. Il segreto per passare il turno è la costanza. Con l'aiuto della grafica vediamo gli azzurri che cominciano questo match. Gigio Donnarumma tra i pali, difesa che vede l'impiego di Chiellini con Bonucci, Verratti insieme a Giorgini al centrocampo e Ciro Immobile schierato come unica punta. Comincia il match, calcio d'inizio per gli azzurri. Riflettori puntati su di lui per questo match, è un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria. Cross verso il centro dell'area. Conclusione sul fondo, potevano mettere il match già in discesa. Rischia di condizionarla, la sua prova. Non è stato abbastanza freddo in questa circostanza. C'è spazio per Sterling, lungo l'out. Kane. Mount! Traversa e gol. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Sono evidenti le colpe del portiere. Ebbene, non ha coperto bene il proprio palo, la palla si è infilata proprio lì. La gioca profonda Barella. E c'è il gol, col risultato che cambia e torna subito in equilibrio. 2 gol in rapida successione. Eh
ha bruciato sul tempo il proprio marcatore scattando sul tiro del fuorigioco, come ci raccontano bene queste immagini. La messa dentro da pochi passi, era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Servito Kane, numero di Kane, cerca la rete e c'è la rete e dunque si riporta in vantaggio. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta Pier, abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Percentuale di possesso palla inferiore alle attese per l'Inghilterra. La scelta però è ben precisa, vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi di ripartenza. E fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri a scoprirsi, per poi colpirli in contropiede. Occhio al tocco interessante. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Possono respirare. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. È stato tra i migliori in campo dei suoi, certamente, nel primo tempo. Ha più di un motivo per sorridere. Il risultato, ovviamente, ma anche il gol giunto poco prima dell'intervallo che ha permesso alla sua squadra di chiudere in vantaggio. Comincia il secondo tempo, vedremo se l'Inghilterra saprà difendere questo vantaggio. Palla che spiove e c'è il gol, ne hanno fatto un altro, sono due adesso i gol di vantaggio. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro palla prolungato in attesa del momento giusto. La poi messa dentro di testa Kane, bravo a far valere tutti i suoi centimetri. Attenzione all'avanzata di Chiesa lungo l'out. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Miracolo del portiere. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner. E questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Barella. Barella cerca una traccia in verticale. Palla che si pirata fuori dallo specchio, ha sfiorato i legni. Servito Kane. Attenzione a Foden. E c'è la traversa. Si fanno portare via la palla, occhio. Salta il difensore. E c'è il gol che riapre improvvisamente la gara. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. C'è un cambio. Finisce qui il match, prima partita e prima sconfitta per loro in questa fase a gironi. Non è il caso di farne un dramma, anche se questa squadra ci aveva abituato a ben altre partenze. Hanno ancora parecchie partite per recuperare, l'importante è reagire, non lasciarsi condizionare troppo da questo risultato. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Può essere felice per la sua prova, oltre ovviamente che per il risultato. Ha dato tutto in campo e solo la sfortuna, materializzatasi nella forma dei pali avversari, gli ha negato la gioia della doppietta.
dovevano portare a casa la vittoria, la missione compiuta. Ecco i dati della partita con le valutazioni dei giocatori. Simulazioni delle partite. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione della partita. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Contrasto ruvido, vigoroso. Antoine Griezmann. Ecco Teo Hernandez. Kanté, Mbappé, Rabiot, e c'è il gol della Francia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Ecco Rabiot, ecco Mbappé. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Hanno rischiato, ma sono riusciti a recuperare il pallone. Passaggio intercettato, palla recuperata. Occhio Benzema. Ha sbagliato qui i tempi dell'inserimento ed è finito in fuorigioco. Perché? Perché non ha fatto il movimento giusto. Altra brutta gestione della palla. Rabiot, palla per Benzema, occhio all'avanzata della Francia, possibilità per il cross, palla sul primo palo, optano per una tattica più prudente lasciando il pallino del gioco in mano alla squadra avversaria. Niente da fare, il difensore recupera. Zinchenko, Malinovskyi, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria, lo vede? Kanté intercetta bene il passaggio e interrompe l'azione. Gestiscono comodamente il possesso palla nella propria metà campo. Si propone Mbappé. La mette in area verso il compagno. Calcio di rigore per la Francia. Oltre al rigore c'è anche il cartellino giallo. Parte Benzema. Rigore che finisce sopra la traversa. L'ha alzata troppo. È decisiva la deviazione del legno. Possesso palla interrotto. Mbappé. Continua il possesso palla. Occasione per Mbappé. Dice di no con una super parata. Corner in aria. Ultimo tocco del difensore. Sceglie il calcio d'angolo. Il male minore. Ha provato a sorprendere il portiere con questa girata di testa, non l'ha presa benissimo. Palla larga. Non credo potesse fare di più in quelle condizioni. Primo possesso di questa seconda frazione con il vantaggio dei francesi. Karim Benzema. Rabiot. Suggerimento per Mbappé. Sale Griezmann. Occhio a Griezmann. Riconquista un pallone importante. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. Occhio a Benzema. Paul Pogba. La controlla Kanté. Prova a salire la Francia. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario.
Sigankov. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. C'è l'errore di Griezmann. Kanté. Pogba. Benzema è costretto a ripiegare per ricevere il pallone. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Rabiot. C'è il triangolo. L'idea è in verticale di Griezmann. Ecco il gol. È la rete del più due che dà un po' più di tranquillità. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Rabiot. Lottin. Si va da Benzema. Interviene prima che sia troppo tardi. 600 secondi da giocare ancora. Ci pensa lui a spazzare via. Alza la testa e la mette in mezzo. Azione che sfuma, qui poteva essere pericolosa. Griezmann. Occhio a Benzema. Rabiot. Ecco Rabiot. Occhio alla verticalizzazione. Traversone controllato dal difensore. La mette in mezzo Mbappé. Rivio un po' pigro questo. Nessun dubbio per l'arbitro. È arrivato il calcio di rigore per fallo di mano. Momento chiave dell'incontro. Un gol chiuderebbe i conti. È tutto per oggi. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione della partita. Comincia così la partita. Interrompe l'azione e recupera palla. Occhio a Bass. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Arnautovic. Sabitzer. Può metterla in mezzo da lì. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. Cross verso il centro dell'area. L'uscita sicura del portiere, nessun problema per lui. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Attenzione ad Alaba. Girano palla senza fretta. Schaub. Perde palla. Sembra essere qualcosa di serio, l'arbitro ferma il gioco per andare a verificare le condizioni. Il direttore di gara rimette la palla in gioco. L'arbitro scodella nuovamente il pallone. Delaney. La gioca profonda verso l'attaccante. Dolberg. Occhio a Delaney. Sbaglia il rinvio qui. Se la cavano. Laimer. Occhio ad Arnautovic. Arnautovic attende il momento giusto per scaricare il pallone. Può metterla in mezzo. Vuole il secondo palo. Tentativo vanificato da una buona uscita del portiere. Decidono di farsi pressare nella speranza di aprire qualche spazio. Tutto fermo, posizione di offside segnalata dall'assistente. La prospettiva ci aveva ingannati in diretta. È arrivata puntuale la segnalazione dell'assistente. Sabitzer. Servito Baumgartner. Sabitzer. Fanno girare palla alla ricerca del varco giusto. Baumgartner. Crossa verso il centro. Si avventa e spazza via. Højbjerg. Breitveit. Arrivano le torri per cercare di sfruttare questo cross sul calcio d'angolo.
È l'arbitro. Si riprende a giocare con la Danimarca che manovra. Delany. Serve Delany. Palla nuovamente in possesso. Azione che si fa interessante. Buono il pallone tra le linee. Il portiere ci arriva. Guadagnano dunque un corner. Interviene Spazza. Baumgartner. Pallone che supera la linea di fondo. Ci sarà la rimessa del portiere. Arnautovic. Buono l'appoggio. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Prova a servire profondo il compagno. Breitweit. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Occhio a Delany. Tocco per Mele. Prova a spazzarla via, attenzione. Risolve il problema. Arnautovic. Buono il tackle. Riconquista il pallone. Laimer. Arnautovic. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Tutto fermo per fuori gioco. Lasciano sfumare così una potenziale occasione da rete. Sabitzer. Servito Baumgartner. Ha tempo e spazio per crossare. La legge bene e intercetta il pallone. Corner battuto in mezzo. Conclusione parata facilmente da Kasper Schmeichel. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Ottimo recupero del pallone. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Può metterla in mezzo. Mantengono un ottimo possesso palla. Laimer. Occhio ad Arnautovic. Tocco di ritorno. Occhio al tiro. Arriva il fischio. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione della partita. Primo possesso del match per la Svezia dunque. Si fa vedere in avanti. Palla messa in area. Puntuale Sergio Ramos sul cross. Isaac. De Gea gli dice di no. Gerard Moreno. L'appoggia a Koke. Ecco Dani Olmo. Ferran Torres intercetta il tiro. Koke. Ferran Torres. Ottima lettura in un'azione delicata. Palla nuovamente in possesso. Avanza qui la Spagna. Busquets. Ho perso il conto dei passaggi. Molto bravi qui fanno. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? Ne cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Buono il tocco sulla corsa del compagno. Palla in rete. Hanno sfruttato subito il momento psicologico. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ekdal la protegge bene col corpo. A spazio, prova, che tuffo del portiere. La mette in mezzo. Interviene Spazza. Ferran Torres. Ferran Torres. Koke. Controlla Sergio Busquets. Palla per Dani Olmo.
Allora che supera la linea di fondo, ci sarà la rimessa del portiere. E dai vai. Male qui in chiusura. Sale Thiago. Risolve problemi con un grande intervento. Bravo qui, la tiene in campo. Ekdal. Può far male da lì. La spazza via con un intervento davvero tempestivo. E dopo... Pronti per la ripresa con la Spagna avanti nel punteggio. Koke. Busquets. Pallone che viene intercettato. Svezia che si affaccia nella metà campo avversaria. Isak. Palla pericolosa, bravissimo qui. La perde. Dani Olmo. Palla verso Thiago. Occhio al tiki-taka prolungato. Palla importante. E c'è il gol. Seconda rete per lui quest'oggi in grande giornata. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. L'arbitro non interrompe. Attenzione, vantaggio. Riesce a rimanere in piedi. Lo supera benissimo. De Gea dice di no. Pallone in mezzo. Finisce qui l'azione d'attacco. Isak ha evitato un possibile gol. Sergio Busquets. La smessa su Busquets. Mette in moto Thiago. Errore di Alcantara. Riconquista il pallone. Forsberg. L'arbitro punisce l'intervento irregolare. Sarà calcio di punizione per la Spagna. Busquets. Ecco Gerard Moreno. Buon tiki-taka qui. Sergio Busquets. Palla verso Thiago. Busquets ci prova. Ha optato per la potenza. Se avesse inquadrato la porta avrebbe dovuto far male al portiere, ma non è andata così. Com'era? La potenza è nulla senza il controllo? E qui l'ho dimostrato, alzando troppo la mira. E c'è il gol, partita in cassaforte adesso. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Intercetta il pallone. Ancora 120 secondi alla fine. Ekdal. Forsberg. È tutto per oggi. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione della partita. Primo pallone della ripresa, controllato dai portoghesi. Possesso Portogallo che attacca. Rafa, occhio a CR7. Usa bene il fisico qui. Palla troppo lunga che viene raccolta senza problemi dal portiere. Barak. Guadagna metri. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Occhio all'avanzata dei portoghesi qui. Cristiano Ronaldo. Serve Cristiano Ronaldo. Intervento tempestivo, interrompe l'azione di Cristiano Ronaldo. Barak. Pareggio che regge, provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. C'è spazio per il traversone. Cross controllato facilmente dal difensore. Rafa. Il tocco per Cancelo. Bruno Fernandes. Perde un pallone pericoloso. La tiene in campo e adesso può diventare pericolosa. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio.
Un gol bellissimo, ha calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Cercano spazi, restituisce bene il pallone, può avanzare indisturbato. Palla in rete, hanno sfruttato subito il momento psicologico. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Thomas Suchet. Jankto. Pallone perso questo, possesso regalato. Occhio al cross. Alla raccolta, senza problemi dal portiere. Fanno possesso palla nella propria metà campo, possono permettersi di rallentare. Giro palla, caccia nel varco giusto. Ottimo il dive vai. Palla recuperata in ottima posizione. Bruno Fernandes non riesce a liberare, palla ancora buona. E dopo è tutto pronto, comincia il secondo tempo. Schick riconquista il pallone. Bernardo Silva. João Cancelo. Sbagliano qui i portoghesi. Bernardo Silva. Cristiano con questa palla e punta alla porta. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Adottano una tattica molto prudente fin qui. Attenzione al CR7. È dentro e adesso prendono davvero il largo. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Bernardo Silva potrebbe crossare. Riconquistano palla. Suchet. Thomas Suchet. Schick. Schick. Entra con decisione. Bruno Fernandes. La smessa su Bruno Fernandes. Diogo Jota. Bravo qui, la tiene in campo. Paligna. Aspetta l'arrivo dei compagni. Può metterla da lì. Ha provato la botta qui. Ancora 600 secondi alla fine. Buono il pallone recuperato. Recupera un pallone pericoloso qui. Schick. Diogo Jota prova a far passare i minuti finali con il mantenimento del possesso palla. Vedremo se reggeranno fino alla fine. Danilo Pereira. L'arbitro manda le... Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione della partita. Gara che ha inizio, la Germania manovra il primo pallone. Può andare in porta qui. Primo gol del match, hanno cominciato alla grande. Si ricomincia dunque con la Germania che conduce. Brutto errore, palla persa. Havertz. Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata. Ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva il risultato. Grande intervento del portiere. Si avvicina alla bandierina.
per il calcio d'angolo. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Riconquista nel possesso, recuperando il pallone. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Palla fuori, sarà corner. Intervento comodo del portiere, nessun problema per lui. Palla recuperata, attenzione. Palla molto interessante. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Gnabry. Preferiscono ragionare. Il portiere è sicuro, sceglie la soluzione più prudente e spazza. Ecco Gnabry. Perde il pallone la Germania. Occhio al contropiede qui. Vediamo cosa inventa ora. Palla recuperata in ottima posizione. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Azione interrotta e possesso che sfuma. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. È in zona cross. Poco convinto in questo intervento, lascia lì il pallone. Comodamente recupera il pallone. Szoboszlai. Palla morbida a scavalcare la difesa. Recupera senza problemi il portiere. E l'arbitro. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Può crossare da lì. Szoboszlai. Può colpire da lì. E il pallone se ne va via. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Sané. Occhio a Werner. Respinge corto, palla ancora in gioco. Havertz. Gnabry. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Riconquista il pallone. Havertz. Buono il contrasto. Palla persa banalmente. Havertz. Suggerimento per Goretzka. Gnabry. Può andare in porta. E c'è il gol, dimostra di essere davvero in gran forma con queste due reti. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Ha spazio per andare. Vuole un pallone lungo. Traiettoria troppo sul portiere che può controllare. La gioca profonda verso l'attaccante. Si libera, spazio. Gulaksi si salva qui. Vuole il tocco corto. Intervento sicuro del portiere che allontana. Sané. Occhio a Werner. Sceglie bene il tempo e recupera palla. Adam Noj. Szoboszlai. Si libera del marcatore. Pallone spazzato via. Pallone invitante. Buono questo passaggio. Prova la botta. E c'è il gol che riapre improvvisamente la gara. 3-2, partita molto spettacolare. Kimmich. Finisce qui il match.
Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione della partita. Partiti col possesso dei giocatori del Belgio. Guadagna metri il Belgio. Recupera senza problemi su questo cross. Fischio dell'arbitro, c'è grande agonismo subito. Perdono palla. Perfetta la lettura di Alderweireld. Avanza lungo la fascia. Linetti. Si affidano alla circolazione di palla. Tiki taka per... Possono passare in vantaggio. 1-0. Hanno trovato presto il gol del vantaggio. Polonia che ha trovato il gol del vantaggio e adesso può gestire. Brutto errore, palla persa. Belgio si avvicina all'area. La stoppa, adesso prova a girarsi. Un gol bellissimo, ha calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Zielinski, Linetti, Krikoviak, portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Kevin De Bruyne prova a servire profondo il compagno, si libera bene, riceve. Grande intervento di Szczęsny, scambia corto sul compagno. Attenzione a De Bruyne. C'è le palla a Meunier. Incredibile questa parata. Palla in area di rigore. Sicuro, impresa il portiere. Eden Hazard. Lukaku si va avanti per la norma del vantaggio. Si fa portare via il pallone. Tengono bassa la linea di difesa e favoriscono così il pressing avversario. Attenzione a una possibile opportunità per il vantaggio. E il pallone entra. E l'avevamo detto, Lele, hanno arretrato troppo il baricentro. Sembrava solo questione di tempo. Sì, Pier, un atteggiamento troppo passivo loro. Lasciando gli avversari tutto questo spazio e così tanto tempo per pensare, rischiano di prenderne altri, eh? Polonia sotto nel punteggio, partita che dunque cambia. Arriva il... primo pallone della ripresa, giocato dalla Polonia. Non forzano la giocata, preferiscono il giro palla. Azione che non sortisce gli effetti sperati, palla persa. Possono ripartire, attenzione. Ecco Lukaku, può andare uno contro uno col portiere. Miracolo di Szczęsny, da pochi passi. Sceglie il tocco corto. La formazione avversaria si riprende il pallone. Tentativo di pressing. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Linetti. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. L'attaccante non arriva, palla fra le braccia del portiere. Lewandowski. Berezinski. Possesso Polonia che attacca. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Lukaku. La gioca su Lukaku. Da lì può andare col cross. Bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone. È stato costretto all'errore qui, efficace davvero il pressing. Hazard. Grande intervento difensivo. Lewandowski. C'è spazio per la ripartenza.
si è concretizzata la norma del vantaggio. Kevin De Bruyne. Errore di De Bruyne qui. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. La mette in mezzo. Non riescono a spazzarla, non è finita. Allontana la minaccia qui. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti con un gol che divide le due squadre. C'è spazio per lui. La respinta del portiere, palla ancora in gioco. Fermato Lewandowski che ha perso una buona occasione. Lukaku. È tutto per oggi. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione della partita. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Intercettano bene il pallone. Va via nell'uno contro uno. Occhio, può crossare. Suggerimenti in area. Occhio qui. Bergwijn. 1-0, trovano il gol subito. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. È in buona posizione. La mette in mezzo. Controlla questo cross nonostante la pressione. Potevano far male da lì. Ha spazio per andare. De Jong. A metri per andare. Pallone in rete, doppietta per lui. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Interrompe l'azione e recupera palla. Prova a venire avanti. Palla che sfiora la traversa. È stato sfortunato, era quasi gol. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Memphis Depay. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Depay. Occasione da sfruttare. La risposta del portiere, ma attenzione. Può metterla in mezzo. James prova ad accorciare le distanze, ma oggi per loro sembra proprio una giornata complessa. Questo errore potrebbe costare caro, Pierre. Avevano un'occasione per rientrare in partita e l'hanno buttata al vento. Memphis. La gioca su Depay. Occhio all'avanzata dell'Olanda. Depay al pallone giusto. È dentro e adesso prendono davvero il largo. È una partita a senso unico, davvero. Legge bene la traiettoria qui. Ecco Joe Allen. La palla termina fra le braccia del portiere. Allen tenta l'imbucata. Pallone interessante per Ramsey. Attenzione, ecco il gol. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Lo salta di netto. Potrebbe crossare. Klassen. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Arbitro. Gara che riparte con gli olandesi avanti nel punteggio. A metri davanti a sé, attenzione. Ha controllato male, bravo qui il difensore. Ecco James. Provano a rompere il ritmo avversario con questo giro palla estenuante. Azione interrotta e possesso che sfuma. Occhio qui alla ripartenza. Posizione buona per il cross. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Wijnaldum. Buono qui l'intervento del difensore. Ecco James. Ramsey.
azione che sfuma e minaccia sventata. Sarà corner, palla in out, sarà calcio d'angolo. Provvidenziale De Vrij, conclusione ribattuta, lo vede. Occhio al cross, contrasto deciso, possibilità di contropiede, attenzione. Memphis Depay, Bergwijn capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Ecco De Jong, occhio a Depay, sbaglia qui Depay. Palla buona, non era facile controllarla. Azione che viene interrotta, buon recupero. Depay recupera la palla con un buon intervento. Wilson, Allen, finisce qui il match. Questi sono i risultati e la classifica dei gironi. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due squadre classificate. Andiamo a vedere in grafica chi sono i migliori marcatori e chi ha fatto più assist. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Le presenze e reti realizzate, gli assist effettuati, i cartellini ricevuti ed infine la loro media voto.